La Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica nasce con l'idea di trasferire alle prossime generazioni la cultura e la storia sia dei rally che del design, in particolare del design italiano dei rally a livello internazionale, e nasce con l'idea di portare nel mondo questa storia che in parte è italiana, perché gli italiani sono quelli che hanno vinto e che hanno disegnato le macchine più belle, e non, quindi non nasce come un museo, ma nasce con la volontà di trasmettere, in particolare ai giovani, questa grande storia dell'automobile che è racchiusa qui nella fondazione. Collezione della Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica è significativa perché ha tutte le vetture anche straniere, però in modo particolare mi piace citare questa parte delle Lancia Martini, che hanno rappresentato veramente la grande storia dei rally. Abbiamo lavorato su un libro, ci sembrava importante raccontare la storia di Gino perché è stato un personaggio sicuramente particolare, e con una forte personalità e la cui vita è sempre stata, diciamo, in parallelo con l'automobile. È un libro che percorre contemporaneo e storico, e la sua vita attraverso anche delle immagini. Questa foto, mentre lui rilegge le note con Silecchia e fanno la strategia, lui era un grande stratega del rally. A Gino piacevano molto le sfide, quindi la sua vita è stata tutta una sfida, dove la sfida era con se stesso, cioè alzare sempre la barra, e anche queste vetture che lui ha raccolto, doveva sempre cercare le migliori, quelle che avevano vinto di più, quelle più particolari, doveva essere sempre un oggetto unico. Fra tutte le auto da rally che abbiamo la fortuna di poter conservare, di poter restaurare, di poter godere tutti i giorni, questa è una storia molto particolare per noi. Generalmente queste auto venivano poi vendute alle case, venivano utilizzate da più piloti, avevano una storia successiva alla loro vita ufficiale da corsa. Questa in particolare però fa eccezione, questa è una Lancia Delta Integrale Evoluzione, quindi una macchina che in realtà ha avuto una storia molto breve, ha corso solo nel 1992 ufficialmente. E questa è la massima espressione di quella storia, perché è una macchina fatta per i rally del safari, che era probabilmente il rally più faticoso, più impegnativo, più provante per tutte le case automobilistiche. Questa, finita la gara, fu una gara importante per la Lancia, perché con Jukka Kankkunen arrivò seconda in quell'edizione, portando i punti fondamentali per la vittoria dell'ultimo mondiale della Lancia. Questa in particolare, come dicevo, è stata recuperata in Hubert praticamente dopo la gara, quindi è in condizioni assolutamente genuine e originali. Tant'è che trovammo, quando la macchina era qui, ancora la sabbia del deserto nel serbatoio, e ci mettevo molto tempo per ripulirla. Però ogni singolo elemento, gli adesivi, i fari, la verniciatura, con la sua ruggine, sono quelli dell'epoca. C'è ancora la borraccia di Jukka Kankkunen originale all'interno dell'abitacolo, e ha delle piccole caratteristiche, dei piccoli optional unici, assolutamente unici, tra cui un macete che l'organizzazione Safari forniva a tutti i piloti e che sarebbe servito poi in caso di estremo bisogno per liberare la macchina dalla vegetazione locale. Questa è la Bizzarrini 5300 GT Strada. È una macchina fondamentale all'interno della collezione perché è stata la prima Gran Turismo a rientrare fra le macchine di questo gruppo.
Una macchina estremamente interessante perché fu scelta da nostro padre proprio perché è inventata da uno dei grandi geni dell'automobilismo italiano, che era Giotto Bizzarrini, fatto dei capolavori sia da presso Ferrari che Lamborghini, poi in seguito Isogrifo e poi anche in proprio. C'è anche un altro aspetto estremamente importante che sicuramente aveva colpito nostro padre, che è l'aspetto design. È stato uno dei primi design fatti da Giorgetto Giugiaro, il designer del secolo, con delle linee decisamente scultoree e disegnate dal vento. Questa macchina poteva arrivare a superare i 300 km all'ora, per cui ce la si ricorda ancora oggi e poi per la sua bellezza mozzafiato. Tra le auto che fanno parte della collezione della Fondazione Macaluso ve ne è sicuramente una che per molti punti di vista è assolutamente rilevante. Prima di tutto perché è stata l'ultima auto che è stata acquisita da mio papà. Parliamo di una Lamborghini, della Miura P400 SV. Auto particolare, la P400 SV è l'ultima versione della Miura, quindi costruita nei primi anni 70 ed è un po' la massima espressione di quel mondo. È un'auto molto particolare perché, oltre al fatto che è stata costruita in pochi esemplari, adesso un motore a 12 cilindri disegnato da Giotto Bizzarrini, rappresenta forse un po' la rottura fra il design degli anni 60 e quello degli anni 70. Questa è la Fiat Abarth X19 prototipo. Questa macchina è veramente il punto cardine di tutta la collezione. Caso volle che un collaboratore di papà lo venne a trovare e gli disse che effettivamente lui aveva ritrovato la sua automobile originale del Giro d'Italia. Un sabato mattina siamo andati lui e io a trovare, a vedere questa automobile. Era in un garage, il proprietario era un produttore di pollame, infatti la macchina aveva una carrozzeria che riportava il logo di un gigantesco pollo sul cofano, ma che fortunatamente aveva tutti i documenti a posto. La cosa interessante è che un carrozziere della stessa area geografica, della stessa zona, aveva conservato tutte le parti originali della carrozzeria. La decisione fu immediata, papà decise di acquistare questa macchina, di restaurarla e rappresentò l'inizio di tutta la collezione, perché tutte le automobili sono arrivate in seguito e grazie all'ispirazione di questi X19 prototipi.